Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 21esimo episodio della Eggloca Pokémon Diamante e Perla. Qui con noi c'è il bastardo. Lui, proprio lui. Il bastardo. Quello che non ha minorenni, però, per eccellenza. Dell'altro che sta commentando. Che sta commentare metà regione di Sinnoh è mia. Che? Eh? Metà regione. Ah, ho capito adesso. Io sono entrato nel lago. Sto entrando. Quanto è bella la team del team Galassia. Lo stavo dicendo io. Visto che è intesa. Ah, prossima fermata, Lago Verità. Vabbè. Cioè, sta mentendo. Però. Comunque. Ah, ma il primo non ti sfida neanche. Sai che ci ho parlato tre volte di fila per. Anch'io. Per capire cosa ci fosse di sbagliato. Ok, perfetto. Perché non mi sfida? Ma non mi sfida nessuno. Ah, okay, questa qua sarà solo buggata. Il secondo sì. Vuoi unirti ai Magikarp a sguazzare nella melma? Sono uscito dalla melma. Da una stalla a una stella. Spero che mi diano il copyright e sto video non deve mai uscire. Bello, ciao, Toto con Dragodanza. Devi andare a The Voice. Sei bravo, devi andare a The Voice. Ah, ho capito che cazzo è The Voice. Poi ho cominciato a ragionare, ho detto, ah, forse è il programma. Non hai mai visto The Voice? No, l'ho visto una volta, cioè solo perché c'era la suora. Ti giuro, solo perché c'era la suora. Bibarel, attenzione, Bidoon sviluppato. Minchia retromarcia, vaffanculo, schiatta. Ma io non mi ricordo più chi mi sfida e chi no. Comunque Tia, parliamone un attimo. C'ho Snorlax che ha come stab. C'ho Snorlax che come stab ha Sbriciolmano. C'è. Bella per Snorlax. Sai quanti bei segoni con quella mano. Proseguiamo. Ecco, lo sapevo che doveva arrivare una cosa. Comunque raga, sto laggando un pochino, quindi Tia mi sente con un pochino di ritardo. Se ci sono dei momenti vuoti di silenzio è colpa mia e non sua. Torkoal, tua madre nell'orto. Attenzione. Muori. Non fa rima, però vabbè. DPG nel cuore. Si dissa pure loro. Dai! Minchia, mi sta morendo Snorlax. Okay. Tra l'altro io vorrei far sapere al gentile pubblico che ho appena editato un episodio, non mi ricordo quale, non siamo tanto avanti con il video, quindi ne ho editato uno vecchio, ho messo ben 8 censure. Quindi. Minchia, tra l'altro poi le censure quasi tutte da te, è spettacolare. Sì, 8 in un episodio è praticamente l'equivalente di tutta la serie. Nei tuoi video scatta l'ignoranza, cos'è? Quello dove dissavo mezzo universo? Non ho capito perché la Porca però. Cioè il video è quello. Mezzo universo. Sì, è quello. Sì, a parte che il gioco mi sta laggando la Madonna senza un motivo apparente. Però vabbè. Anche la voce sei per questo. Sì, questa è una censura. Dai, sì, sono io. Come sei messo tu? Già la seconda, tra l'altro, forse. Sto battendo coso, in generale di cui non ricordo. Ah, madonna, sei già lì avanti. Io sono qua con Lucinda. Sì. La mano pulita, che non fa rima neanche questa, però vabbè, dettagli. Ah, Lucinda, no, pensavo il PG, dicevo. Cosa? Pensavo il PG di Lucinda. Ah, ma vaffanculo. Il personaggio. Ma quale PG? Dicevo, che cazzo sta su? L'unico PG è la DPG. Vai, via. Ecco. Triplo 7. Vai, io sono entrato nella grotta. Nella grotta? Stantra, io non ho mosse di tipo lotta in tutto questo, cioè. Purtroppo ci sono situazioni per le quali non si può fare molto. Non sei tu che hai assaltato l'edificio del Team Galassia Evopoli? Giovi dovrebbe bestemmiare Dio per non saper leggere, Cristo. Madonna. Ok, Mallory e Istre Cinchou. La potenza di quest'uomo non è uguale. Rattata, attenzione. Rattata come ultimo. La big pronuncia rattata. Muori. Rattata ti va bene. Tia. Ti prego, metti la canzoncina. Tia. Tappati le orecchie. Per tutti scimmiette! No. Chi è morto? No, niente, ho trovato Ambipom, ho dovuto urlare.
Lo sai, ah, che, okay. Lo sai che ormai funziona? Non ho capito nulla. No, sì, ho proprio tolto le cuffie io. Altro che abbassa, altro che tappati le orecchie, proprio stappale e scappa. Anche perché come le tappo le orecchie con le cuffie, non so per sapere. Questa è una bella domanda. Andiamo al verità adesso? Sì, per forza. Questo silenzio di editing. Vai Groudon, sposta un continente. Vai Rosa. Sento in ritardo. Vabbè, che ci devo fare, raga, la vita. C'è la connessione più che la vita. Cristo, madonna. Ma tu mica dovevi cambiarla, come è finita quella cosa? Silenzio! Silenzio, non dire niente. Ma tra l'altro io devo fare la cattura al verità. Vabbè, la farò poi. Io l'ho già fatta, vero? L'ho fatta. Mi si blocca la... No, l'ho fatta l'anno scorso, non mi ricordo. Perché si deve bloccarla? L'ho fatta, Figa, raga, siamo conciati. Ah, sì, l'ho fatta l'anno scorso, comunque. Siamo veramente... Sei morto? No, no, ci sono, è che arrivo in ritardo, cioè è diverso il concetto. È lag fumante proprio. Ma allora, comunque posso dire che le team di Sinnoh sono spettacolari. Cioè, veramente. Sì, sono le più belle. Cioè, almeno a me sono quelle che piacciono di più. Sì, 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 no, ma confermo. Ora non mi lagga più il gioco. Probabilmente la voce sì, ma il gioco no. È già un passo avanti. Ah, creepy, che tempismo. Quei tipaci di Team Galassia sono alla ricerca del Pokémon leggendario. Cioè, leggono Dario, cioè il signor Dario che... Sì, lui. Raga, qualcuno lo banni, per favore. È la mia serie! Qualcuno lo banni comunque. La serie è... episodio, è... la tua serie. La se... No, la serie è mia, tu la sei la comparsa. Mi sta pagando. Esatto. Mi sta pagando per comparire. Perché poi dopo mi attira tutti quegli sporcaccioni fan di Serena che, raga, non avete idea. Oh, bella la coppia Snorlax e merda. Faccio terremoto con uno e con l'altro seguo le papere. Perfetto. Muori. Sei fissato con questi, in questo episodio con sé. Chiediamoci tipo, anche il perché. Vengo dalla live di Fabio. Ecco. Adesso comincio a dissare anche Fabio che è tornato. Povero Fabio. Un saluto al Fabiet che tanto non li guarda i miei video, quindi è un bastardo maledetto. Cazzo. Curati. Va bene, eh? Dai, no, barriera, minchia. Non lo so. I Pokémon che fanno barriera non lo so. Dio Cristo. Barriera. Tu in che situazione ti ritrovi? Sto stuprando un Bocelli. Aspetta, chi stai stuprando? Registil. Ah, ok. Ok, allora ho capito bene. Sto stuprando Bocelli. Ho detto, minchia. Minchia, la si... no, vippala questa. sono già, siamo a due bippate. Ok, oddio, ma no, zi... ho fatto scarica sul scelto. Zi, adesso dobbiamo affrontare... Dio. Siete morti. No, no, ho fatto surf su Rotom, no, no, mi sono attaccato da solo, poi me l'ho sciolto. No, ok, è vivo, peccato. Ok. Beh, a calcola che mi sono usato scarica, chi l'ha addosso da solo, però vabbè. Spettacolo. Allora, qua fa Moniper, Niperzanna qua e un geloraggio qua di cattivo. Minchia, non gli ho fatto una... Forse avrei dovuto switcharlo, Rotom, sai. Boing. No, no, orco giù da calcio in volo, tumore maledetto, muori. Questi dissing agli Umbreon. Io non ho mai capito calcio in volo perché... No. Perché si faranno da solo, cioè cade di osso sacro, non ho capito. Parte la cervicale. Non ho mai capito questa cosa, ti giuro. Tu l'hai mai capita? No, non ne ho idea. Ma sai, dovremmo chiederlo. No, vabbè. Basta, adesso. Questa è un'altra bippata. Oh mio Dio. Decisamente. Che sarà? No, anche in questo episodio però ce ne sono di diss. Eh sì. Siamo a tre bippate più o meno. Ottimo. Martes, quella faccia, che brutti ricordi. Parlo dell'impianto. Tipo, non sapevo di avere una faccia con una ciminiera. Sei tarato la faccia da culo. Infatti.
C'è una ciminiera in faccia, che cazzo okay, è? Ok, io sto affrontando, la sto affrontando adesso, quindi Krogank, prenditi un calcio in bocca e muori, che tanto non ho mosse che fanno... Solletico, spiegami come fai a fare un solletico a un Rotom e ti do i soldi, porca troia. Il solletico nelle coppie finisce sempre con un bacio, a me a botte, però vabbè. Madonna, gli efficaci metodi di rimorchio di Trainer Tia, spiegati in modo semplice e genuino. Tra l'altro... Aspetta, non ho detto quali botte. Ah, ok, perfetto. Non ho detto quali botte. No, perché le mie di solito sono sculacciate all'asilo, quindi vai tra che... Come autodissarsi parte 20. Ma sì, raga, io sono fatto così, mi disso. Dobbiamo andare verso le Vepoli, no? Che cazzo se lo dico? Sì, perché dobbiamo andare a salvare quel tritacarne di Barry che è rimasto lì a... Vabbè, non lo so, non so far cosa. Ok, ho vinto anch'io, tia. Tritacarne. Non so perché ho detto tritacarne. Okay, tritacarne quello. Sì, calmati, Marte, se la mia missione era quella di... Memoride? Ratatata. Ratatata, memoride, te. Dai, finisci di parlare. Minchia, sto facendo la pappardella. Grazie. Olè. Rowan, maledetto anche lui. Ma concludiamo, che famo? Eh sì, io sono già memoride. Ah, sei già memoride? Ma così sempre. Memoride? Sì. Quindi andiamo a Nevepoli. Lei. A battere la palestra. Ok, come perfetto. Cazzo si chiama la tipa? Bianca. Bianca. Cioè, perché ha due anche, quindi è Bianca, cioè nel senso perché ne ha due. Io lo sapevo, quindi... lo sapevo, guarda. Ci avrei scommesso il testicolo destro. Come fare le scommesse quelle belle, cazzo. Sai chi mi ha ricordato? Quello che aveva scommesso l'uccello a 15 gol di Higuain. ce l'hai presente? Sì, sì, è una leggenda quell'uomo. Cioè... Ciao, va, concludo. Adesso non so più se sia uomo. Uomo ad onorem. Comunque, ragazzi, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Tra dissing, bestemmie e cose simili, siamo riusciti a giungere alla fine di questo episodio. Quindi vi invitiamo a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione a entrambi i canali. Mi raccomando, rispondete alla DPG del giorno e passate dai social che trovate qui sotto in descrizione. Mi raccomando, ragazzi, fondamentale, perché altrimenti poi arrivo a casa, soprattutto se siete minorenni e succedono cose brutte. Premete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed del canale. E noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.